Amici golosi, bentornati nella Cambusa di Nicco. E la Cambusa oggi ci porta in mezzo al mare, più precisamente nel Mar Tirreno, a prendere un pesce fantastico, buonissimo, uno dei più buoni, secondo me, che viene pescato di solito fra l'isola d'Elba e scendendo fino alle isole napoletane, quindi Ischia, quindi Capri. È la pezzogna. Gli ingredienti per questo pesce sono una bellissima, eccoli qua, una bellissima pezzogna da un chilo, mi è cascato un pomodoro, è finito di cadere, del cipollotto fresco, delle patate rosse toscane, dell'aglio rigorosamente toscano, una manciata di pomodorini di vari colori, qui c'ho il pomodorino verde, il giallo, quello rosso che si è andato ora di sotto, c'ho il nero di Crimea, ho il camone, insomma, dagli un pochino di movimento a questo gusto. Delle foglie, i pomodorini sono naturalmente del mio orto, delle foglie splendide di limone, del mio limone, e il basilico. Naturalmente olio extravergine d'oliva, sale, pepe e vino bianco buono. Vai! Ho preso una teglia da forno, ho levato la parte finale del cipollotto che non butto via perché con questa fatta a rondelline ci vengono delle frittate spettacolari, quindi non si buttano via. Li ho poi spaccati o in 4 o in 2 a seconda della dimensione del cipollotto, ho tagliato i pomodorini. Li ho disposti tutti così e poi ho cominciato a prendere queste bellissime patate rosse toscane e con la mandolina, stando molto bene attento a non portarmi via la falangetta che mi serve anche per altre cose, vado a fare a fette sempre uniformi. In questo caso le fette devono essere uniformi perché la patata non deve essere al dente, la patata deve essere cotta, quindi fetta sottile, uniforme, almeno c'è uniformità di cottura e si fa una bella base. Quante patate? Tante patate, perché la teoria della patata, dimostrata anche da scienziati di calibro mondiale, è che non basta mai, quindi più se ne fa e più se ne mangia. Qui ho finito di preparare tutto quello che è la base delle verdure, un po' di sale, una bella girata di pepe, non tanto perché deve mangiare anche la mia bambina e quindi pepe in maniera corretta. Olio, allora, qui sulle verdure metto olio extravergine d'oliva, tanto lo reggono. Poi io per il pesce, visto che il nostro olio toscano è molto robusto, preferisco l'olio di semi di altissima qualità. E poi guardate qua proprio nei bordi un po' di vino bianco, eh? Anche questo buono, il vino bianco deve essere buono, se no viene uno schifo. Basilico, lo schiaccio bene bene, foglie di limone, queste forse sono anche troppe, ne bastano tre, eh? E anche queste, levo il gambo, le acciacco bene. Perché acciacco bene il limone e il basilico? Perché sprigionano meglio i loro oli. Qui vado a mettere sale, l'aglio schiacciato a mano per non... Molto molto bene, e le foglie, ecco fatto. E il pesce è pronto per essere messo in teglia. Prendiamo la pezzogna da un chilo, abbiamo detto, e la mettiamo qua. Un leggera girata di sale, olio di semi di girasole sopra, così, non troppo. E adesso è un chilo, 25 minuti, 180 gradi, forno statico. Bene, 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 sono passati esattamente 25 minuti.
e il pesce parrebbe pronto. Eccolo qua, guardate che spettacolo che è questa pezzogna o occhione. Vediamo un po'. Beh, la pezzogna è venuta di una cottura perfetta. Questo sempre prezioso consiglio del mio amico Angelo Martinazzo, uno chef che, come sa toccare lui il pesce, non lo sa toccare nessuno. È umida, cotta perfettamente. È proprio come deve essere, cioè è golosa. Guardate, guardate l'umidità di questo pesce, che perché è la fine del mondo. Fantastica.